Ciao ragazzi, come state? Bentornati sul mio canale. Oggi si ritorna con un confronto europeo-statunitense, perché come ben sapete, spesso e volentieri andiamo a scorgere quelle che sono le differenze tra una latina americana e una proveniente dall'Europa oppure dall'Italia. Questa che vedete, ragazzi, è una Monster Ultra Violet. L'ho già recensita sul mio canale, ma questa qui in particolare ha dei connotati che la rendono unica. Mostrarla è un obbligo, quindi mi raccomando, se vi piacciono questi contenuti non esitate ora a lasciare un like, a commentare, ad iscrivervi se non l'avete ancora fatto, perché ci tengo veramente tanto. Ed eccole ragazzi, due lattine di Monster Ultra Violet. Mi piacciono un sacco, io le adoro. Proprio perché sono viola, il mio colore preferito. Veramente assurde. Di fatto possiamo scorgere fin da subito quella che è una differenza di formato. Ma ormai ne siamo abituati. La versione europea, come vedete, da mezzo litro, la versione statunitense da 473 ml. Un'altra cosa molto particolare è che la versione europea è totalmente silver, nel collo e nella linguetta, mentre la versione statunitense è una color top. Infatti ha il collo viola con la linguetta nera, cosa che mi piace un sacco, questo viola cangiante della versione statunitense. Le scritte sono sempre le stesse, semplicemente revisionate. Quello che invece è il logo è stato praticamente riadattato al formato della lattina, quindi nella versione statunitense è più piccolo, nella versione europea è più grande. Poi per il resto sono delle lattine identiche, eccetto per quello che è il revisionamento del design. Se noi guardiamo con attenzione queste due Monster Ultraviolet, ci accorgiamo che di fatto i motivi sia a destra che a sinistra, soprattutto per la versione statunitense, sono molto più lineari e molto più circoscritti, e oserei dire anche molto più curati. Infatti possiamo scorgere delle enormi differenze su come sono stati trattati ogni singolo carattere, ogni singola illustrazione. Quindi sì, questa è un'altra cosa che traspare e che non dobbiamo sottovalutare quando confrontiamo due lattine, perché si tratta pur sempre di particolari non da poco. Sulle tabelle dei valori nutrizionali ci sarebbe da dire molto. La versione europea di fatto possiede una trascrizione e una tabella molto striminzita, a discapito di quella statunitense che invece ha una tabella bella corposa. Per il resto possiamo scorgere che di fatto la versione europea ha impresse le scritte in nero, la versione statunitense invece ha le scritte impresse color alluminio. E lo stesso vale sul retro per il quadro della descrizione. Infatti nella versione statunitense, proprio perché abbiamo la luce che va contro, ci accorgiamo che le scritte sono quasi totalmente invisibili, proprio perché non c'è contrasto tra il viola e il color alluminio. E lo stesso vale per il motto Unleash the Beast. Adesso che mette a fuoco la videocamera lo possiamo vedere meglio, però ci accorgiamo che nella versione europea è di colore nero, mentre nella versione per l'appunto statunitense è alluminio, è silver. Le icone dei social sono praticamente le medesime, dato che da una lattina all'altra intercorre soltanto un anno. Europea SKU 117 finale, mentre la versione statunitense 118 finale. Quindi sì, questa è la peculiarità che riguarda queste due lattine. Quindi che dire, a discapito di quelle che sono queste piccolezze, sono molto molto belle. Due lattine davvero strepitose che di fatto meritano un confronto. Quindi che dire ragazzi, due lattine di Monster Ultraviolet davvero strepitose, sono colorate, accese, mi piacciono un sacco, proprio perché di fatto il viola è il mio colore preferito. È stato bello scorgere quelli che sono i particolari che le contraddistinguono l'una dall'altra, versione europea, versione statunitense. Veramente top. Quindi mi raccomando, se vi è piaciuto questo video non esitate a farmelo capire con un like e soprattutto commentate se anche voi avete in collezione delle Monster con il color top statunitense. Insomma, detto questo, mi raccomando, noi ci becchiamo un prossimo video da Tuccio TV.
Ciao!